Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». L'Evangelista racconta che Maria si alzò e andò in fretta, non in ansia, non ansiosa, in fretta ma in pace. Si alzò, un gesto pieno di premura. Avrebbe potuto rimanere a casa per preparare la nascita del suo figlio. Invece si preoccupa prima degli altri che di se stessa, dimostrandone infatti di essere già discepola di quel Signore che porta in grembo. L'evento della nascita di Gesù è cominciato così, con un semplice gesto di carità. Del resto, la carità autentica è sempre frutto dell'amore di Dio. La Vergine Maria ci ottenga la grazia di vivere un Natale estroverso, ma non disperso. Al centro non ci sia il nostro io, ma il tu di Gesù e il tu dei fratelli, specialmente di quelli che hanno bisogno di una mano. Allora lasceremo lo spazio all'amore che anche oggi vuole farsi carne e venire ad abitare in mezzo a noi.